solo la ventata, è passata. Cassano ancora, cerca di avere il pallone, no? Che ha guadagnato posto importante sulla fascia in questo pari. Dappertutto, tranne naturalmente che se non le grandi vicino alla panchina. Meglio di lui però Rashid Negrus. Poi Cassano si gira, tutto all'uomo, uno contro uno. Cassano riesce a tenere più. Adesso Mancino comincia a dire che portiamo tutti per tre. Uno contro uno ancora, prova ad andare, pari, c'è Cassano che riesce a tenere più. Dentro suggerimento, Cassano viene in controtaglio, per... sale bene il pari, uomo in più. Suggerimento per Minaia in profondità, in Minaia in area di rigore, ancora Minaia! Meglio di più, Cassano. Sì, primo tempo. Girata, sbaglia che ho gatto, Cassano più. Con l'auto, Cassano ancora, si lotta. Con l'auto e Cassano si disputano il pallone, Cassano poi in mezzo a tre. Cassano ancora, prova a mettere dentro. Ha tenuto un po' il risultato, poi sfruttare la sua velocità. E qui, palla mia, palla tua, alla fine passa Cassano. Cassano ancora, cerca attraverso Cassano, per ragionare. Ingannato un po' dal terreno, con attaccato. Scelta di Del Grosso, prova a dare centrale, Cassano fa girare, esce Peruzzi, prova ad essere lì, Cassano, Peruzzi! Peruzzi è uscito, la palla è rimasta lì, lui di destro ha tirato, è stata deviata e poi mi sembra ancora Peruzzi con le mani da terra è riuscito a metterla. Ancora per Cassano che la mette giù, difficile controllo, non poteva controllare con le mani naturalmente da pallo laterale, c'è un contrasto, per Cassano. Palla per Cassano, palla in profondità, minorenne Cassano, pallone per Cassano, Cassano in area di rigore, Cassano il tocco, calcio d'angolo forse, in questo caso da guardalinea, Cassano palla deviata e calcio d'angolo, ha toccato tutti la colonna, ecco il replay. Cassano ha sfruttato un tocco indietro di Panucci, volontario naturalmente. La faccia forza del Grosso, Cassano non arriva. Forza certamente Recoba, che è stato il primo anche a riscaldarsi, che adesso è stato chiamato, quindi toccherà lui tra poco, probabilmente per una Inter 3 punto. Siamo da qui, si schiera l'Inter con 2-1, è quasi un pugno quello offensivo. Recoba che parte da sinistra, Recoba parte da destra, Saletti da sinistra. Di sbagliare perché questo gli ha chiesto Lippi, ma anche di partire da destra. Quadrato Peruzzi, pallone di Cassano di tacco, un ragazzo che non conosco, Minaia un po' più, poi all'indietro, forse aveva più spazio davanti, ancora cerca la profondità, e Minaia in posizione regolare, banco, quanto attento di Bari, grande giocata di Cassano, sta a passare sopra, a Vieri e poi calcia il porta, secondo me più metterlo in mezzo. Eccolo qui Cassano, sedesimo, leggermente calato, sempre per rotta, Cassano in posizione regolare, Cassano contro Peruzzi, Cassano pallonetto sul fondo, Peruzzi qui è... Forse, però, lo perdoniamo perché è giovane, però lo perdoniamo, è già la seconda volta che arriva davanti a Peruzzi, la prima volta è stato bravo che... l'intervento di Gheorghatos, poi Cassano per... in avanti per Cassano, si aiuta con la bandierina, tiene il pallone in campo sul plus, arrivare Perrotta, chiuso, poi Cassano dentro, Perrotta con l'auto, Cassano uno contro uno, ancora sul plus di Cassano che chiede un po' troppo sì, le due squadre, 41 minuti più, grande palla di Cassano, ha chiuso bene nel Bari che prova ancora con Cassano, posizione regolare, grande controllo in velocità di Cassano in area di rigore, Cassano ancora rientra sul destro, Antonio Cassano 2-1, abbiamo visto, sa quanta gente, che Ninaia più veloce di tutti quanti, anche qui Blanc si è fatto tagliare fuori troppo ingenuamente, uno come lui deve riprendere posizione, lo faccio tagliare fuori in questa maniera. Senti, il regolamento va applicato, siamo d'accordo. Però se Cassano va sotto la gruppa adesso, quando ci va? Proprio lui. Adesso ha poco per reagire lì. Deve provare a farlo. Ecco il gol di Cassano che parte ancora in contropiede. C'è Cassano in contropiede. E ha cercato un pallonetto, Cassano in posizione regolare. Non ce la fa proprio più.
prova ancora Cassano, tiene palla adesso, testa china, ha vinto meritatamente il Bari.